Si è parlato di sicurezza questa mattina in prefettura, oltre all'incontro per rinnovare la convenzione Mantova Sicura, che prevede il coordinamento di tutte le forze dell'ordine mantovane nella gestione della sorveglianza e del controllo del territorio, all'ordine del giorno anche la questione profughi. 40 le persone ospitate all'Arcitom e già dal loro arrivo sono scattate le polemiche della cittadinanza. In un momento molto delicato economicamente per la nostra provincia, dove molti cittadini mantovani fanno fatica ad arrivare a fine mese a causa della perdita del lavoro, e il servizio welfare del comune che non sempre riesce a far fronte alle richieste, i 40 profughi non sono visti di buon occhio. È stata recepita il fatto che i 40 profughi che sono stati accolti prontamente per ordine del prefetto sulla città di Mantova rimarranno qui a Mantova solo temporaneamente, perché questo servizio di accoglienza e quindi l'incombenza di svolgere questa assistenza dovuta per legge e per norma, nel caso dei 40 sarà svolta all'interno dei comuni coinvolti nel piano di zona dell'ASL, quindi 16 comuni che sarebbero il comune di Mantova, i comuni della Grande Mantova e i comuni limitrofi naturalmente a questa zona. Siccome è previsto anche l'arrivo di ulteriori gruppi di profughi, non si sa quanti, ricordo che nel 2011, che poi sono rimasti qui fino all'inizio del 2013, Mantova ne ha accolti 120, gli ulteriori arrivi saranno distribuiti per ordine, per volontà, per suggerimento, per richiesta del prefetto, saranno distribuiti negli altri piani di zona della nostra provincia. Queste quindi le decisioni prese questa mattina in attesa di nuovi arrivi e di una nuova collocazione per quelli già sul nostro territorio.